Capitolo ventitreesimo e breve accenno al capitolo ventiquattresimo. Capitolo ventitreesimo. Ragazzi, questo è il capitolo della conversione dell'innominato. Il ventunesimo era il capitolo della notte dell'innominato. Ma questo è il capitolo in cui avviene la svolta. La svolta avviene tramite un incontro, tramite un dialogo. Questo è un dialogo vero. Perché è un dialogo vero? A differenza di quelli che ci sono stati fino adesso nel romanzo, quelli che ci sono stati fino adesso erano dialoghi fra persone che però sapevano già, prima di parlare ancora, dove volevano arrivare. Perché il padre Cristoforo e don Rodrigo volevano arrivare a un certo risultato con quel dialogo là. E quel dialogo quindi è tra sordi in un certo senso, no? Perché comunque don Rodrigo non era disposto a cambiare il suo atteggiamento, ad esempio nei confronti di Lucia. Lo stesso, il dialogo fra il conte zio e il padre provinciale è un dialogo dove sanno già dove si arriverà a quello, no? Come dire, il padre provinciale cerca solo di rimandare quel momento, ma sa che se il conte zio l'ha chiamato è perché vuole arrivare a uno scopo. Bene, qui invece c'è un dialogo fra persone che sono aperte, cioè che non sanno. L'innominato non sa cosa succederà con questo dialogo, con questo incontro, dove vuole arrivare a parare. Non sa niente, si può dire, della sua vita. È il momento di maggiore incertezza della sua vita. Anzi, ha deciso di parlare col cardinale proprio perché vuol capire, no? Vuol capire che cosa ne farà della sua vita. Perché è estremamente confuso. Ora, di fronte a questa grandezza morale, è la grandezza morale dell'uomo che ha fatto il bene fino adesso nella sua vita, e dell'uomo che ha fatto il male nella sua vita, purtroppo è stato un grande nel male l'innominato, ma gli dice il cardinale alla fine, guarda che tu magari farai tante buone cose che saranno addirittura di più di quelle purtroppo cattive cose che hai fatto fino ad oggi, no? Quindi non ti preoccupare, fidati. Di fronte a questa grandezza morale straordinaria dell'innominato e del cardinale Federico Borromeo c'è la meschineria. L'abbiamo già visto nel caso del ventunesimo capitolo, il contraltare, diciamo, dell'innominato di Lucia, eccetera, era la vecchia servitrice. Adesso invece i personaggi comici che appunto in modo ridicolo dimostrano con la grettezza, la meschineria, insomma, del loro atteggiamento, per contrasto, quanto invece siano alti e tragici gli altri personaggi, sono il cappellano Crocifero e Don Abbondio. Il cappellano Crocifero chi è? È quello che porta la croce. Pensate che nel 22esimo capitolo, che noi non abbiamo letto, c'è uno dei pochi neologismi di Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni generalmente non conia delle parole nuove, se lo fa vuol dire che è particolarmente significativo l'occasione. Il cappellano Crocifero ha mal in corpo dalla notizia che è arrivato l'innominato e che vuol parlare al cardinale. Ha mal in corpo, non dice a malincuore, ma dice a mal in corpo. Come dire che con tutto quanto anche il suo essere, questo prete era proprio scontento di fare quella cosa. E allora, quando arriva questo benedetto innominato, glielo dice al cardinale: ma non lo faccia entrare, ma lo sa che quello lì è un pluriomicida, è uno che ha ammazzato e ha fatto ammazzare tantissime persone. Noi non possiamo mai parlare di certe cose perché Monsignore dice che le son ciance, però quando viene il caso mi pare che sia un dovere. Lo zelo fa dei nemici, signore. Noi sappiamo positivamente che più di un ribaldo ha osato vantarsi che un giorno o l'altro, questo qui magari è venuto qua per ammazzarlo. Perché fra i delinquenti, questi insomma, assassini, ce n'è più di uno che vorrebbe far fuori anche un cardinale. O magari è mandato da qualcuno per far fuori un cardinale, no? Ebbene, sapete cosa dice, cosa risponde il cardinale, no? Oh, che disciplina e cotesta che i soldati esortino il generale ad aver paura. Come dire, quindi, i soldati, quindi questo cappellano Crocifero, cosa, per quale motivo, no? Vorrebbe convincermi ad aver paura.
Io non ho paura, perché il cardinale dice, San Carlo non si sarebbe mai trovato, il cugino San Carlo, di fronte a una persona che magari andava da lui a cercare, a parlargli, a incontrarlo, gli avrebbe aperto la porta, non avrebbe avuto paura. E allora anch'io voglio comportarmi così. E così l'innominato viene accolto e incomincia il dialogo fra i due. All'inizio non sanno neanche cosa dirsi, no? Proprio perché abbiamo detto, non hanno un pregiudizio, un preconcetto, qualcosa già in mente riguardo a questo dialogo. Il primo a parlare, a rompere il ghiaccio, è il cardinale, che dice comunque che dice che doveva essere lui il primo a chiamare lui. Si rimprovera addirittura. Cioè la cosa che sconvolge proprio è che il nominato infatti è sconvolto da questo. Dice, ma io ho fatto tantissimi peccati. E questa persona che invece ha sempre fatto del bene nella vita, invece di insomma chiedermi subito conto di questi peccati, la prima cosa che fa si mette in discussione se stesso e dice che io da tanto tempo avrei dovuto chiamarmi, no? Rimprovero, esclamò il signore meravigliato, no? Contento che il cardinale avesse rotto il ghiaccio. E il cardinale dice, certo, ma è un rimprovero che io mi sia lasciato prevenire da voi, che sia stato prima voi a venire da me, che non il contrario. Da me, voi, sapete chi sono, vi hanno detto bene il mio nome, lo sapete chi sono, quel signore che ha fatto così tanto male, no? Fino adesso. Ma il cardinale risponde, non c'è problema, perché Dio sa entrare nel cuore anche di una persona che ha fatto tantissimo male. A questo punto l'innominato dice, Dio, Dio, avete sempre in bocca Dio, siamo nella riga 77, se lo vedessi, se lo sentissi, dov'è questo Dio? Ha lo stesso atteggiamento scettico che aveva avuto nei confronti di Lucia, quando anche Lucia aveva parlato di Dio. No? Allora sapete cosa dice il cardinale? Il cardinale dice, guarda che Dio non è vicino a nessuna persona più che a te, è vicinissimo a te, perché appunto Dio nella visione del cristianesimo si incarna nell'uomo, no? È vicino all'uomo, non lo si trova quindi nell'estasi mistica, o quantomeno lo si trova soprattutto nell'incontro con l'uomo, è un avvenimento, no? Oh certo, io ho qualche cosa che mi opprime e che mi rode, ma Dio, se c'è questo Dio, se è quello che dicono, cosa volete che faccia di me? A questa obiezione dell'innominato, il cardinale dice, Dio invece ha moltissimo da fare con te, anzi, è proprio attraverso persone come te che lui può fare tantissimo, può mostrare a tutti quanti quanto è potente, perché se riesce a convertire addirittura un personaggio così pieno di peccato come te, ecco, tu diventi un esempio, una testimonianza, no? E poi magari tu stesso puoi finire, puoi bloccare, puoi interrompere determinate brutte azioni che stai compiendo. Ad esempio, ce n'è qualcuna che hai iniziato a fare ma che non è ancora giunta a compimento? Certo che ce n'è una, è quella di Lucia. Infatti lui ha rapito Lucia, ma ancora, anche per quei due no imperiosi della coscienza, non l'ha mandata da Don Rodrigo. Quindi è ancora in tempo per fermare la cosa. E quindi dice il cardinale, diamoci da fare, non stiamo qui adesso troppo a discutere teoricamente, abbiamo da fare qualcosa di pratico, di concreto, dobbiamo liberare questa ragazza e questo sarà il tuo primo atto di bontà, qui ne seguiranno tantissimi altri, perché dovete sapere che mentre arrivano i Lanzichenecchi, questi soldati mercenari che fanno stragi e distruggono tutto al loro passaggio, l'innominato accoglierà la gente, poveracci sfollati e che stanno scappando comunque all'arrivo dei Lanzichenecchi. Quando ci sarà la peste, l'innominato si darà da fare ancora di più, no? E questo ve l'ho detto, no? È la storia anche di Francesco Bernardino Visconti, ma è la storia anche di Alessandro Manzoni. Infatti dovete sapere una cosa. Un certo Hermes o Ermete Visconti, che era un amico di Alessandro Manzoni, lo scrive esplicitamente, cioè, quindi è messo per iscritto, non me lo sto inventando io, dietro la conversione dell'innominato c'è la conversione di Alessandro Manzoni stesso, no? Quindi lui ha vissuto in prima persona questo passaggio, questo cambiamento della sua vita
La stessa cosa che è successa all'innominato praticamente è cambiato perché abbracciato dal cardinale, abbracciato da una persona. Ecco, la stessa cosa che è successa all'innominato è successa anche a Manzoni. Perché? Adesso vi spiego. Manzoni si era innamorato di una ragazza, si era innamorato di Enrichetta Blondelli, no? Era una ragazza molto religiosa. Conoscevano due preti che si chiamavano Degola e Tosi, due preti giansenisti, e incominciano dei dialoghi, degli incontri, delle serate con questi due preti, e questi saranno davvero quello che farà cambiare idea. Manzoni, più che ateo, potremmo definirlo agnostico, nel senso che nella prima fase della sua vita, quando era giovane, insomma, si era allontanato dalla religione. Lui, battezzato, cristiano, per tradizione, per famiglia, eccetera, di fatto, no? Cioè, nella sostanza, si era allontanato dalla religione. È proprio l'incontro con delle persone concrete, quindi, mi ha detto, con sua moglie, Enrichetta Blondel, e con questi due preti, Degola e Tosi, che cambia la vita. Esattamente quello che è avvenuto al cardinale Federico Borromeo all'innominato. Quando l'innominato si è visto abbracciare, prima gli ha dato la mano, ma poi addirittura l'ha abbracciato. Ha capito che davvero era accolto e ha capito che quella cosa che gli aveva detto Lucia, abbiamo visto nel 21° capitolo, era vera, cioè che tutto poteva essergli perdonato per una sola opera di misericordia. Così termina questo bellissimo dialogo fra il cardinale Federico Borromeo e l'innominato, e c'è subito da darsi da fare, dicevamo, per liberare Lucia. Però creiamo anche le condizioni per poterla liberare, no? Per esempio, c'è qualcuno che può accoglierla in casa sua? Sì, c'è qualcuno ed è il sarto, che è una pasta d'uomo, un bravissimo uomo di questo paese, no? Il paesino dove c'era questa visita pastorale dell'arcivescovo e che aveva una moglie molto in gamba, no? Appunto la moglie del sarto. Possiamo, per esempio, far sì che l'innominato vada a liberare Lucia, accompagnato però da una donna, in modo tale che Lucia possa trovare finalmente un volto femminile, ma un volto femminile che abbia anche dei sentimenti, non come la vecchia servitrice di cui abbiamo parlato le volte scorse, e che possa quindi tranquillizzarla, rasserenarla, no? E poi vediamo un po', di quale paese è Lucia? Ecco il paese di Renzo, anche questo innominato, diciamo, nel romanzo. Bene, per caso, fra i preti che sono accorsi qua alla visita pastorale, che si trovano qui nella canonica, accolti dal parroco di questo paese, per caso c'è il curato di quel paese? Sì, combinazione, Don Abbondio c'era, perché Perpetua stessa gliel'aveva consigliato. Guarda che arriva il cardinale a fare la visita pastorale qui vicino, è il caso che anche tu vada, no? A questa visita pastorale. E così Don Abbondio, un po' costretto, perché lui, a dire la verità, sta bene a casa sua e basta, perché non ha nessuna voglia, nessuna intenzione di andare in giro, perché quando si va in giro si rischia sempre fin troppo per lui, no? Comunque era arrivato, era lì e già si era preoccupato tantissimo quando era arrivato l'innominato, no? Dice, ma... E aveva lo stesso atteggiamento del cappellano crocifero. Ci sono quasi le identiche parole che vengono pronunciate da cappellano, o pensate meglio, da cappellano Crocifero e da Don Abbondio. Le parole sono più o meno queste. Questi santi qua non capiscono bene com'è la realtà. Questi cardinali santi, insomma, si lasciano trasportare tante volte. È quello che pensa anche Don Abbondio. Il cardinale però dice: voglio che l'innominato ritorni nel suo castello per liberare Lucia, insieme con una donna, e l'ha trovata, ed è la moglie del sarto, e anche insieme col curato di quel paese, e fa chiamare Don Abbondio. Don Abbondio, quando è chiamato in prima persona, tanto per cominciare, sente, ecco, infatti in questo testo si parla proprio di questa parola, c'è cioè questa parola, sente amaritudine. Quindi non solo noia o fastidio, ma addirittura amarezza, che lo porta quasi a piangere. Come dire, non vuole essere coinvolto in prima persona. E il fatto che invece lo coinvolgano lo fa star male, lo fa disperare quasi, no? Perché lui ha paura,
Ha paura di questo tipo qua soprattutto. E chi glielo assicura che si sia davvero convertito? Magari l'ha fatto solo per farsi bello, non so, per apparire, ma in realtà non ha nessuna intenzione di convertirsi davvero. E io dovrei andare a fianco di questo qua su un mulo, oltretutto che appunto nel corso del viaggio questo mulo si avvicina sempre pericolosamente al burrone, sembra quasi che stia per cadere da un momento all'altro, quindi è disperato. Questo lo rende bene il nostro Alessandro Manzoni con un monologo interiore che viene riportato. Lo potete trovare alla pagina 501, riga 523. È un gran dire che tanto i santi come i birboni gli abbiano a avere l'argento vivo addosso e non si contentino d'essere sempre in moto loro, ma vogliono tirare in ballo, se potessero, tutto il genere umano. È un gran dire qua, nel senso, bisogna proprio riconoscere che i santi come i birboni, quindi in questo caso il santo cardinale Federico Borromeo, continua a darsi da fare, no? Hanno l'argento vivo addosso, no? Sono sempre inquieti e in movimento, e non solo sono in movimento loro, ma vanno anche a disturbare, tirare in ballo, qua dice Don Abbondio, tutto il genere umano. E allora, nella prospettiva di Don Abbondio, ha fatto male il cardinale Federico Borromeo a fidarsi dell'innominato. Ha fatto male a mettere, diciamo, un suo curato, invece che difenderlo, proteggerlo, metterlo tra le grinfie, tra le mani dell'innominato. Ricordate, ve l'avevo detto la volta scorsa, che l'innominato comunque, quando era uscito da castello, aveva portato con sé la carabina, ma non perché volesse ammazzare qualcuno, ma per il semplice fatto che quando lui usciva, anche macchinalmente, per inerzia, senza neanche pensarci, si vestiva, quando si vestiva portava il fucile, no? Ecco. Questa cosa però a Don Abbondio fa una paura tremenda, no? E quindi diciamo che con questo monologo interiore, lui, cioè, insomma, il narratore, ci fa capire che cosa pensa, insomma, Don Abbondio mentre arriva, insomma, arrivano poi, infatti, il capitolo 23esimo termina proprio così. Quel volto, quelle parole, quell'atto gli avevano dato la vita. Mise un sospiro, nel senso che in tutti i modi l'innominato cerca di consolare Don Abbondio. Certe volte però l'innominato è turbato, cioè diventa pensieroso. Allora Don Abbondio che cosa fa? Pensa che è pensieroso perché ci sta ripensando, che vorrebbe ritornare sui suoi passi, non vorrebbe più convertirsi. Invece l'innominato è pensieroso perché pensa a tutti i peccati, tutti i reati che ha compiuto, no? Nella sua vita, come può davvero cambiare, no? E sente il peso, no, di questo male commesso. Ma Don Abbondio non può saperlo. Sta di fatto che, come stavo spiegando prima, comunque, alla fine arrivano, si chinò verso l'innominato, rispose a voce bassa bassa: le pare, ma, ecco sì, perché l'innominato gli aveva chiesto scusa dell'incomodo che ha per ragione mia. Allora, a questo punto lui, in questa maniera un po' sussiegosa, cioè comunque un po' artificiosa, dice: ma le pare, ma, no, sdrucciolò alla meglio della sua cavalcatura, scende finalmente dal mulo che l'ha tormentato, perché nel corso del viaggio lui ha avuto una paura tremenda, no? Di cadere da un momento all'altro. L'innominato legò anche quella, legò la cavalcatura del mulo di Don Abbondio, e detto al lettighiero che stesse lì ad aspettare, si levò una chiave di tasca, aprì l'uscio, entrò, fece entrare il curato e la donna, s'avviò davanti a loro alla scaletta e tutte e tre salirono in silenzio. Ora, riassumendo brevemente il 24esimo capitolo, si apre proprio con il risveglio di Lucia. E Lucia, che aveva preso sonno tardi, vi ricordate, solo quando aveva fatto il voto, quella promessa, no? Lucia, dicevamo, si risveglia proprio praticamente quando arrivano l'innominato, la moglie del sarto e Don Abbondio. È stupita,
Però vedendo effettivamente, così come aveva previsto il cardinale, vedendo il suo curato, un po' si rincuora, si rasserena, no? Ed effettivamente quello che lei aveva sperato il giorno prima si è avverato, cioè è venuto l'innominato a liberarla, no? Così Lucia lascia il castello accompagnata da Don Abbondio, che continua ad avere paura anche, a dire la verità, anche nel viaggio di ritorno, no? Infatti è sempre ridicolo, insomma, il Don Abbondio rispetto agli altri personaggi protagonisti di questo dramma che si sta consumando a livello molto alto, no? Sta di fatto comunque che alla fine riescono ad arrivare. E Don Abbondio cosa fa? La prima cosa che fa è, visto che ha compiuto, insomma, quello che gli aveva chiesto di fare il cardinale, l'ha portato a compimento, volevo dire, se la dà a gambe, cerca di ritornare al suo paese, di svicolarsi prima possibile da questa situazione per lui imbarazzante. Solo che mentre sta tornando al paese incontra Agnese, perché il cardinale aveva fatto anche chiamare Agnese, perché venisse, insomma, la madre di quella poveraccia, venisse, insomma, in quel paese lì. Ora, quando si incontra con Agnese, chiede ad Agnese esplicitamente di non rivelare al cardinale che lui non ha sposato Renzo Lucia, ma Agnese non promette niente. Nel frattempo Lucia è accolta nella casa del sarto, una bravissima persona che prepara subito da mangiare per lei, no? E dà anche da mangiare persino a dei bambini, figli di Maria Vedova, una poveraccia che appunto era rimasta senza marito e non aveva quasi niente da dare da mangiare ai suoi figli. Solo che capita a Lucia a un certo punto di mettere le mani sul suo rosario, i grani del rosario. Ora, incontrando questo rosario, insomma, toccando, volevo dire, questo rosario, a lei viene in mente il voto che ha compiuto la notte precedente. Eh sì, perché vi ricordate, proprio con il rosario in mano, lei aveva promesso di non sposarsi più, ecco, essenzialmente. Questa cosa però l'angoscia, per un attimo si perde, è quasi per svenire, no? Per pentirsi del voto. Ma poi dice, ma come? Io ho offerto questa cosa a Maria perché potesse essere liberata. Sono stata liberata, invece di essere riconoscente adesso mi sto pentendo di quello che ho fatto. Quindi rimane ferma nel suo convincimento. Nel frattempo il sarto ha partecipato alla predica che ha fatto il cardinale e la riferisce alla famiglia. In questa predica emerge soprattutto la carità, l'amore che noi dobbiamo provare nei confronti degli altri in un modo concreto. E quindi il sarto è contento di poter mettere in pratica subito questa predica, accogliendo Lucia. Arriva Agnese, viene accolta anche lei nella casa del sarto. Federico Borromeo va a visitare le due donne, quindi va il cardinale direttamente, no? nella casa del sarto. Lucia non ha ancora il coraggio di dire ad Agnese, alla madre del voto, no? Però Lucia e soprattutto Agnese raccontano invece al cardinale che dovevano sposare, cioè che Lucia doveva sposarsi con Renzo e che il curato non le aveva sposate. E quindi il cardinale promette di interessarsi di loro e anche le parlano anche di Renzo. Non è possibile, insomma, che Renzo sia diventato un delinquente, adesso è un ricercato, no? Cercano di aiutare, cercano di indirizzare, insomma, di spiegare, insomma, la situazione, volevo dire, al cardinale, e promette di far qualcosa anche per loro. Infatti il cardinale cercherà di avere notizie di Renzo, ma non riuscirà ad averne, perché Renzo si è ben nascosto nella Bergamasca, e quindi non solo gli emissari del Ducato di Milano, ma anche quelli del cardinale non riescono a sapere dove si è nascosto. Il 24esimo capitolo si chiude con l'innominato che torna al suo castello e raduna tutti quanti i bravi, quindi i suoi servitori, e propone loro di cambiare vita. Vedete, dovete sapere questa cosa: io sono cambiato, no? Sto facendo un'estrema sintesi del 24esimo, perché mentre il 23esimo dovete saperlo tutto, il 24esimo solo in sintesi. Ma è bello sapere come si chiude il 24esimo.
si chiude con una riunione in un grande salone del castello, dove il nominato dice: «Sappiate che io ho cambiato vita, io mi sono convertito. Ora però vi lascio liberi, non vi obbligo a seguirmi in questa nuova strada. Se preferite continuare la strada del male e continuare a fare delinquenti, io vi do il dovuto, nel senso che se vi devo uno stipendio, l'ultimo stipendio, dei soldi, eccetera, ve li do. Poi dopo siete liberi di lasciarmi, quindi. Però siete anche liberi di restare qui con me e di seguire però un nuovo corso di vita, totalmente diverso». E così poi termina il capitolo con il nominato addirittura che si ricorda le preghiere che aveva imparato da bambino e da decenni ormai non recitava più, ma è convinto di quello che fa adesso. Quando recita queste preghiere, finalmente può addormentarsi e dormire, perché non sta dormendo da 2 giorni interi, perché abbiamo detto che ha passato l'ultima notte senza chiudere occhio. Un'alunna mi ha chiesto in che capitolo torna Renzo. Allora, diciamo che sbrigativamente si parlerà nei prossimi capitoli della corrispondenza fra Renzo e Agnese, perché Renzo rimane nella Bergamasca, no? E di come Agnese, per esempio, tramite una lettera, abbia detto a Renzo, ha fatto capire a Renzo che Lucia ha promesso di non sposarlo più, ha fatto questo voto. E Renzo dice: ma siete tutti completamente matti? Oh, e in questa lettera, insomma, cerca di far capire che non condivide la scelta di Lucia. Agnese ha ricevuto dall'innominato 100 scudi, dei soldi, del denaro, e ha inteso darne metà a Renzo. Ma Renzo dice: questi soldi li tengo e li useremo poi quando tornerò nel Ducato di Milano, quando potremo sposarci. Comunque stiamo dicendo che lui si nasconde e assume un nuovo nome, addirittura il nome di Antonio Rivolta, per non essere scoperto, dicevamo, dagli emissari del Ducato di Milano, che vorrebbero capire che fine ha fatto, perché vorrebbero portarlo, anzi chiedono l'estradizione, diciamo così, alla Repubblica Veneta, no? Di Renzo. Sta di fatto che riesce bene bene a nascondersi. Poi però nell'autunno del 29 scoppia la peste e lui prende la malattia, quindi si ammala di peste. Però il 25% delle persone che si ammalano di peste poi guarisce e diventa immune. Ecco quindi che ritornerà prepotentemente nel 33° capitolo, quando Renzo, visto che ci sarà la peste a Milano, ormai sarà convinto, tranquillo, sicuro che nessuno più si interesserà del suo mandato di cattura e potrà ritornare nel suo paese per cercare Lucia. Era questo che volevi sapere. Grazie. Benissimo. Sì, guarisce della peste, ne avranno tanti di figli. La prima figlia femmina sarà chiamata Maria, perché il voto, la promessa a Maria, sarà trasformato, non saranno più impediti, ostacolati nel loro matrimonio. Fra Cristoforo glielo dirà: tu non potevi obbligare anche un'altra persona, fin quando obblighi te stessa, ma tu hai obbligato anche Renzo, e questo... quindi sei sciolta dal voto anche tu. Però loro a questo punto dicono: beh, quando ci sposeremo, se avremo una figlia femmina, la chiameremo Maria. E la prima, infatti, fu chiamata Maria. C'entra Agnese, perché Agnese accudisce questa piccola bambina, Maria. E non solo, anche tutti gli altri, parecchi, che seguiranno. Perché Renzo e Lucia ne faranno tanti di figli, non c'è scritto quanti, ma tanti, eh. E anche questo possiamo vedere un tratto autobiografico di Manzoni. Manzoni ha avuto 10 figli. Con Enrichetta Blondel. Ragazzi, mi sono dimenticato di dire che alla fine del colloquio tra il cardinale e il nominato dice: io mi conosco. Io mi conosco. Così come Perceval era un cavaliere. Nel romanzo cavalleresco di Chrétien de Troyes, Perceval le Gallois, quando i cavalieri, i suoi compagni, lo incaricano di ricercare il Santo Graal, lui dice: io mi conosco, esattamente come l'innominato che dice: mi conosco, adesso mi conosco davvero. E quindi quella confusione che aveva in testa all'inizio del dialogo con il cardinale non ce l'ha più alla fine, perché il cardinale gli ha chiarito chi è meglio di lui stesso. Ti interessano file di questo genere?
Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.